quella generazione che è arrivata a Milano nel 1987, quando è successa una cosa molto importante per il piccolo teatro, cioè è stata fondata la scuola di teatro, la nuova scuola di teatro del piccolo, intitolata proprio a Giorgio Strehler, diretta da Strehler. In quel momento c'era un progetto molto ampio, molto importante del maestro che guardava verso il futuro, guardava verso il 2000. E lui pensava a questa cittadella del teatro, di cui la scuola doveva essere un pochettino il cuore pulsante, no? Quindi queste nuove generazioni da educare al teatro. E ho fatto parte, come altri che sono stati anche qui, come Giorgio, con Giovanni, ho fatto parte di questo primo gruppo che è entrato nel 1987 alla scuola. E quindi pensavo così di raccontarvi proprio per cominciare questo provino, il modo in cui sono arrivato a entrare a scuola. Mi ero piaciuto durante la prova precedente, capite? Pensava di sbrigarsi presto con me, ma le cose giravano nel verso sbagliato e come Amleto a me toccava mettere nel verso giusto. Ma non volete! Maledetta, mi spremevo come un limone, mano maledetta, mi strizzavo come un cencio, mano maledetta, 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 niente, 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 ero debole, e la cosa peggiore era che non sapevo assolutamente che cosa avrei dovuto fare per trovare quella forza che Strehler mi indicava furente, ruggendo toni inarrivabili che ottenevano l'unico effetto di farmi sentire sempre più debole e sempre più piccolo. Stavo per scomparire, stavo per diventare un atomo di quel pulviscolo che danzava beffardo nella luce ultraterrena. All'improvviso, la mia tortura a fine. Vabbè, vediamo il mimo. Fa il maestro, vediamo il mimo, bestemmiando e scarrellando. Il mimo, va bene, il mimo, mi avevano assegnato Marise, il tema mimico cavallo e cavaliere. Il candidato dovrà mimare con la parte inferiore del corpo il cavallo, mentre con la parte superiore del corpo mimerà il cavaliere. Io settimana avevo mostrato questo tema mimico così poetico che aveva avuto molto successo, insomma, questo buffo cowboy, no? un po' ubriaco, e la storia d'amore con questo cavallo imbizzarrito prima, no? E poi l'uomo capace di esercizi circensi, leggeva l'ora, ma ora, immaginate, no? Sfinito, disperato, vergognoso di me stesso per la figuraccia che avevo proprio rimediato, sia con la canzone che col monologo, io mi lancio in questa improvvisazione con un'energia assurda, disperata. Salto, corro per il palcoscenico, no? Faccio zombie, capriole, poi fino a buttarmi giù dal palcoscenico tra i cavi dei microfoni, rotolo giù, risalgo, prendo un lazzo immaginario, comincio a farlo roteare sopra la mia testa, poi vedo il cavallo che passa, poi lo prendo al volo, comincio a tirarlo, lo tiro a me, lo tiro. Basta, finito, ho dato tutto. Nessuno fiato. Tutto intorno è immobile. Persino il pulviscolo sembra essersi arrestato a mezz'aria nella luce ultraterrena. Il maestro mi scruta dalla sedia dalla quale mi aveva osservato durante la mia estrema esibizione. Si alza, viene verso la pedana, sale, mi pianta gli occhi negli occhi, afferra il capo di una corda immaginaria, quella a cui mi era aggrappato poco prima per domare il mio cavallo, e
Tira! Mi fa. Tira! Non me lo faccio ripetere due volte. Afferro l'altro capo della corda e tiro. Tiro. Tiro come prima, anzi ancora più forte. E lui tira dall'altra parte. E tiriamo, tiriamo in quel silenzio altissimo, irreale. Tiriamo i due capi della corda immaginaria che si tende sempre di più. Dai, tira più forte, tira. E io tiro ancora più forte quella corda. E giusto un attimo prima che, vinto da quella forza animalesca, molli per sempre la presa, capisco. Capisco, mi guardo la mano, le nocche bianche dallo sforzo, mano maledetta! Grido. Ma non è la mia voce quella che mi esce di bocca. È quella di Claudio, l'assassino del fratello, mano maledetta. Potrei continuare, potrei andare avanti, dire tutto il monologo con la voce che viene fuori da sola, a sbuffi pesanti, rotta dal respiro. Ma lui non mi lascia continuare. Hai capito? Hai capito? E il De Luca ha capito? Si alza e si allontana verso il gruppo di insegnanti, assistenti, il pulviscolo riprende a cadere, la luce ultraterrena sfoca, si spegne, tutto intorno scompare. Sono stato ammesso al primo corso della scuola di teatro di Giorgio Strehler, intitolata quel primo corso a Jacques Copeau. Però ci sono voluti anni di studio e di lavoro nel teatro per capire veramente la grande lezione di quel giorno. Il teatro di oggi sia un teatro appunto che non nasce semplicemente dall'oggi, dal contemporaneo, del quotidiano, che è una fonte, una delle fonti, ma nasce da lezioni molto più antiche, molto più che riguardano generazioni che sono venute prima di noi. Io trovo meravigliosa questa mostra perché trovo importante anche questa idea bellissima degli incontri, perché questo passaggio di testimonianza è cruciale, a mio parere. Cioè è davvero importante che le generazioni di oggi possano venire in contatto in qualche modo, non più diretto ormai, con questi maestri, perché non ci sono più fisicamente, ma ci sono quelli che ci sono stati vicino. Noi, tu, io, altri, no? Che hanno vissuto queste cose e quindi sono in grado di raccontare, ma anche non soltanto di raccontare, ma di far provare che cos'era quel modo di concepire il teatro, no? L'altezza di una visione, di una missione del teatro, e non con la retorica della missione, ma proprio in senso concreto.